Ecco, carissimi amici, vi saluto affettuosamente, invito me, invito voi in questo periodo, che è il periodo più importante dell'anno, la Quaresima, a pregare, 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 domandare, chiedere a Dio come Gesù ci stimola, ci sfida, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, insistentemente, pregate, poi fa Gesù quel esempio bellissimo: se un vostro amico nel cuore della notte viene a casa vostra a chiedervi un po' di pane perché gli sono venuti degli ospiti all'improvviso, anche se siete a letto con i vostri figli, voi vi alzate a darglieli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo, darà l'amore a coloro che glielo chiederanno. Questa preghiera che ci fa fare memoria del momento in cui la Vergine non significa Vergine nel corpo, anzitutto significa vergine nel cuore, aperti, aperti alla vita, aperti alla realtà, aperti alle infinite possibilità. Ecco, la Vergine concepì. Noi non concepiamo perché purtroppo tante volte non siamo vergini nel senso di attenzione, di cuore, siamo distratti e quindi non ci rendiamo conto che la vita è un miracolo continuo, che la vita è una cosa meravigliosa, come dice quella canzone. Ecco, meravigliosa, ma come non ti accorgi di quanto tutto sia meraviglioso? La vita è un miracolo continuo e poi dobbiamo pregare. Perché dobbiamo pregare? Perché, come ci ha detto la Madonna il 2 di marzo, i nostri cuori sono feriti e tante volte, continuamente, ci perdiamo. La Madonna ha detto: cari figli, sono qui in mezzo a voi, guardo nei vostri cuori feriti e inquieti, vi siete persi, figli miei. Le vostre ferite del peccato diventano sempre più grandi e sempre più vi allontanano dall'autentica verità, quella che ridico continuamente a me e a tutti quelli che incontro in questo momento. Dico a voi, dico a te, sperando che ti sei fermato un pochettino insieme a me a riprendere la coscienza della nostra vita. Ecco, noi dobbiamo pregare. A me dispiace un po' di essere inregistrato, mi piacerebbe essere proprio in diretta con voi. Io sto registrando, ma cosciente che poi tu mi ascolterai, fermati un po' a riflettere sulla vita e ad accogliere questo annuncio, perché l'angelo l'ha portato a Maria, io adesso lo porto a te, ma lo porto anche a me, perché non dico cose mie, ma leggiamo insieme quello che Gesù. Quello che il Vangelo ci racconta di Gesù. Allora dobbiamo pregare, chiedere a Dio: infondi in noi il tuo amore, o Padre, nel mio cuore inquieto, ferito, perché continuamente veniamo delusi dalle cose che otteniamo e dai rapporti dai quali speriamo chissà che, ma poi ogni rapporto ci delude perché nessuno ci può dare quello che il nostro cuore desidera. Allora vediamo subito il Vangelo di domenica scorsa, ecco, stupendo. Io lo introduco così, questo Vangelo. Il problema della nostra vita, carissimi amici, della mia, della tua vita, è con chi stiamo e quelli con cui stiamo, che cosa ci stimolano a fare. Questo è il problema. Dimmi con chi stai e ti dirò chi sei, ti dirò in che cosa credi, in che cosa speri e che cosa ami. Tutto dipende da con chi stiamo. Ecco, adesso vedremo che tre uomini, stando con questo Gesù, fanno un'esperienza dell'altro mondo bellissima. Ecco, noi stiamo tante volte con delle persone e facciamo delle esperienze, non dico bruttissime, ma brutte, limitate, insoddisfacenti. Ecco, dimmi con chi stai e ti dirò chi sei. Gesù ci chiama, non chiamava solamente 2000 anni fa, ma anche oggi: vieni, seguimi, stai con me, conoscimi. E come si conosce Gesù? Uno dei modi più semplici è attraverso il Vangelo, perché è il Vangelo che è capace di cancellare questo nostro fondamentale peccato. Noi conosciamo
pochissimo Gesù, siamo ancora all'inizio della vera conoscenza di Gesù. Ci facciamo tutti quanti un nostro Gesù a nostra immagine e somiglianza, possiamo farlo muovere e parlare, ma poi non ci dà la speranza, ci delude. Ma non è il vero Gesù del Vangelo, è il Gesù della nostra fantasia, il Dio che ci deve risolvere tutte le questioni. Allora, vi prego, carissimi amici, seguiamo questo Vangelo, è il Vangelo di Marco, è la trasfigurazione. Ecco, Gesù che prende questi suoi tre amici e li porta a fare un'esperienza dell'altro mondo in questo mondo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Ecco, avrebbero potuto anche dire: no, Gesù mi scoccia, non ci voglio venire, come facciamo noi? Che cosa devo andare a fare a messa? E che cosa servono queste preghiere? E perché devo leggere il Vangelo? E perché facciamo altre cose? Ma le altre cose che facciamo? Io fino a 26 anni ne ho fatte di cose, di cotte e di crude, ma che cosa mi avevano portato? Niente, confusione, inquietudine, incertezza, debolezza, inibizioni, questo ti porta. Ci portano le cose del mondo, no? Invece Gesù ci vuole prendere, portarci in disparte. E fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè, cioè uomini dell'altro mondo, uomini morti tanti anni prima, che conversavano con Gesù. Elia e Mosè, e conversavano con Gesù. Allora è una scena bellissima, Gesù trasfigurato, le vesti bianchissime, come nessun lavandaio sulla terra avrebbe potuto renderle così bianche, detersivo impressionante, e apparvero. Allora Pietro, in questo momento così di grande gioia, c'era anche un po' di timore e tremore, dice, prendendo la parola Pietro disse a Gesù: Rabbi, maestro, è bello per noi stare qui, facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia, dice che stiamo sempre qui. Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati, è un pochettino bella la cosa, però pure un po' di spavento. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce. Questi è il figlio mio, l'amato.